Ciao a tutti amici di Travel & Tech, ma soprattutto appassionati di Benelli TRK 702. In questo nuovo video, come avrete sicuramente capito dal titolo, vedremo insieme 4 nuovi accessori per questa moto. Iniziamo subito con il primo accessorio. Il primo accessorio di cui vi voglio parlare è un accessorio indispensabile per tutti gli amanti dei viaggi. Sto parlando della staffa porta smartphone. Prima di acquistare questa della Moto Wolf ho provato altri due tipi di staffa che ho però restituito perché avevano problemi di vario genere. Ho poi scoperto questa staffa della Kaser che è marchiata Moto Wolf, che oltre ad essere super resistente e robusta, infatti è tutta completamente in metallo, è anche facilissima da regolare e una volta serrata davvero è impossibile che si muova. Questa è una staffa appunto della Kaser venduta su Amazon da East Commercial. Ovviamente vi lascio il link in descrizione. Il prezzo è davvero incredibilmente basso perché con appena 22,99 euro vi portate a casa una staffa perfetta, pratica e robusta. Il secondo accessorio di cui andiamo a parlare è il parabrezza. Infatti credo sia un accessorio indispensabile in quanto Benelli ci fornisce solo questo piccolo cupolino che vi assicuro è davvero minimo e non serve davvero a nulla. Credo che infatti che questo sia un accessorio indispensabile. Come vedete questa è la colorazione fumé. Esistono tre dimensioni di questo parabrezza: il piccolo, che credo sia poco più grande di questo, il medio, che è quello che ho acquistato io, e il grande, che è un po' più lungo. E il montaggio è davvero semplice, infatti sarà sufficiente rimuovere questi 4 dadi e far coincidere i buchi con il nuovo parabrezza. Procediamo all'installazione. Procediamo con lo spellicolare parzialmente il nostro parabrezza, altrimenti inserendo poi i perni non potremmo più togliere la carta. Togliamo anche la parte esterna in questo modo. Vedete come la carta ha preservato il parabrezza dai graffi? Ok. Possiamo adesso rimuovere le due pellicole protettive dal nostro parabrezza. E voilà! Il terzo accessorio che mi appresto ad installare è la copertura in metallo para radiatore. Va installata qui e va a coprire e proteggere la griglia in plastica del radiatore. Ovviamente prima di procedere all'installazione andiamo a pulire bene tutta la zona in quanto è soggetta allo spiaccicamento di moscerini, mosche, sporcizia, fango e tutto quello che ne concerne. Quindi puliamo e installiamo. In dotazione con la griglia mi è stata fornita questa striscia in gomma piuma. Ne andrò ad applicare un pezzo nella parte inferiore, un pezzo nella parte superiore e due nelle parti laterali, che sono delle parti che ho notato che vanno a appoggiare direttamente sulle plastiche della moto. Thank you.
Adesso possiamo applicare la griglia. Allora, purtroppo devo ammettere con dispiacere che questo accessorio non è possibile installarlo se non si acquistano prima delle viti più lunghe. Infatti, in quanto andiamo ad aggiungere uno spessore allo spessore già esistente, le viti in dotazione con la moto non arrivano a pescare la filettatura per agganciarlo. Provvederò quindi ad acquistare delle viti un po' più lunghe per poterlo fissare. Non posso quindi completare l'operazione di installazione in questo video. Il quarto ed ultimo accessorio di cui voglio parlarvi è questa staffa supplementare per montare un navigatore o appunto lo smartphone. Questa staffa viene montata poco sopra la strumentazione ed è molto simile a quella che, se non erro, usciva di serie con la 502, con la TRK che ha preceduto questa, quella più piccola. Procedo quindi all'installazione. I due fori nel basso vanno a fare la funzione di bullone. Infatti hanno la filettatura integrata. I due fori in alto invece andranno adattati con il bullone originale. Consiglio di montare le due placchette di destra e di sinistra separatamente, in quanto se fossero unite dovremmo andare a svitare completamente il parabrezza, sarebbe molto più macchinoso riagganciarlo. Andando invece a svitare prima il lato di sinistra, poi il lato di destra, il parabrezza resterà comunque su e potremo più facilmente agganciare la staffa e poi, solo dopo che le avremo agganciate entrambe, collegarle con il perno centrale. Sì, così è decisamente più semplice. Adesso possiamo agganciare il perno centrale. Adoro queste piccole finiture arancioni. Devo dire che l'installazione di questo è stata davvero più semplice di quel che pensassi. L'importante è organizzarsi bene e sapere come muoversi. Installata. Ovviamente così com'è non sarà possibile utilizzarla per sopportare uno smartphone o un navigatore. Ho infatti abbinato a questo un'altra staffa. La staffa che andrò ad abbinare a questo accessorio è una staffa semplicissima, ve la metto qui in alto così potete vederla meglio, e serve a sostenere appunto il telefono o il navigatore. È molto simile a quella che si usa sulle biciclette. Ho pensato a questa idea in quanto trovo sia la più economica e la più pratica. E con quest'ultimo accessorio siamo arrivati alla fine del video. Spero sia stato di vostro gradimento e sia utile per tutti i possessori di questa moto che vorrebbero accessoriarla. Questo sarà il primo di una lunga serie di video riguardante gli accessori specifici per questa moto. Ovviamente l'unica cosa che vi chiedo è, qualora il video fosse stato di vostro gradimento e voleste vederne altri di questo tipo, di lasciare un like, perché è l'unica cosa che può spingermi ad investire nuovamente in nuovi accessori e a registrare nuovi video per voi. Iscrivetevi anche al canale e cliccate la campanella per non perdere l'uscita dei futuri video. Vi invito anche ad andare a rivedere il video riguardante gli adesivi di Label Bike e anche lì cliccare il like, in quanto al raggiungimento di 1000 like andrò avanti con il secondo video e installeremo tutti i nuovi adesivi sempre Label Bike per questa moto. Grazie ancora per l'attenzione, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!